Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento settimanale de Il Salotto di Wills & Ills. Stasera con noi ci saranno ben due ospiti e tratteremo di rally. Saranno due sorelle ad allietare la nostra puntata. Adesso andrò subitissimo ad aggiungerle. Si tratta di Alice e Alessia Binello, conosciute come Rally in Rosa. Quindi adesso andiamo subitissimo a inserirle nella nostra diretta. Vediamo se sono già online. Vedo. E adesso connettiamo anche Alessia. Alice, mi vedi? Sì. Ciao. Ciao Alice, benvenuta. Sto cercando di connettere anche tua sorella, così almeno riusciamo a iniziare subito. Eccola, vediamo, così vi saluto entrambe e vi introduco, ho già detto qualche parolina. Benvenuta Alessia. Ciao. Ciao, benvenute ragazze, grazie mille di essere con noi e di partecipare a questa puntata del Salotto di Wills & Ills. Ci ho tenuto particolarmente che ci fosse entrambe e sono contentissima che alla fine ce l'avete fatta. Stavo innanzitutto salutando tutti coloro che sono collegati e che già vi salutano, che sono veramente ciao tanti. Ciao a tutti. Vi stavo proprio introducendo sul fatto che stasera parleremo di rally e parleremo di rally in rosa, perché questa è la frase che voi avete sempre sulla vostra vettura, giusto? Giusto, esatto. E come mai avete deciso di identificarvi subito con questa frase così semplice, ma così comunque così importante da porre su una vettura? È difficile capire chi risponde. Rispondo io. Decidete voi. Chi prende prima la parola vince, diciamo. Non essendo insieme è difficile. E perché essendo un mondo prettamente maschile ci piaceva sottolineare Rally in Rosa, cioè tutti gli equipaggi femminili, non solo noi, siamo anche due o tre equipaggi, ecco, qui nelle nostre zone cerchiamo di farci valere in mezzo a tutti questi maschietti, ecco, non è facile. Eh no, in effetti avete ragione, è una cosa abbastanza dura, però fortunatamente ultimamente, diciamo, state crescendo sempre di più, le quote rosa stanno crescendo, ma oltre a questa frase che vi identifica e che con orgoglio mettete, e ovviamente noi siamo d'accordo con voi, vi inizio un po' a chiedere quelli che sono stati i vostri inizi, perché per voi diciamo che il rally è proprio un affare di famiglia. Alessia, parto da te, racconta un pochettino come vi siete avvicinate e perché. Allora, i nostri genitori, mio papà ha corso tanti anni, dal 90 fino appunto al 2006-2007, quando noi andavamo ancora a vederlo, e qualche gara l'ha fatta appunto con nostra mamma. Poi, quando mamma è rimasta incinta di Alice, è arrivato il momento di smettere. Papà ha continuato ancora qualche anno, ma mamma ci portava sempre a vedere papà correre. Quindi, già da piccola il nostro sogno era essere lì sopra. Abbiamo delle foto di quando siamo davvero piccoline. Alice aveva 4 anni, io 2. E già posizionate come siamo adesso, Alice alla guida e io come navigatrice. Già da piccole, scherzando, dicevamo sempre: da grande io navigo e tu guidi. E poi così davvero è stato. Fortunatamente diciamo che non vi siete scontrate su questo ruolo. No, siamo d'accordo. A me piace navigare, ad Alice piace guidare, anzi di fianco non le piace proprio stare. Quindi siamo d'accordo così, siamo in sintonia per fortuna. Eh sì, in effetti diciamo che siete proprio state fortunate, perché in realtà appunto una delle domande che ovviamente mi sono sorte subito spontanee è, insomma, il rapporto fra sorelle è un bellissimo rapporto, però si va d'accordo, ma spesso si litiga. Alice, Sì. Cosa mi racconti di questo? Insomma, il vostro rapporto è dentro fuori l'abitacolo più d'accordo o più di litigio? No, generalmente andiamo abbastanza d'accordo, anche se durante il rally riusciamo anche a qualche discussione esce. Alessia non è tanto Certo. d'accordo. No, no, sono d'accordo, la prendevo in giro. Purtroppo avendo Come sempre. confidenza, purtroppo avendo così tanta confidenza anche nei rally, riusciamo a pubblicare qualche camera car con qualche litigata, ecco.
Sì, lei quando corre con gli altri ragazzi fa la brava, si fa andare bene tutto, invece con me, essendoci la confidenza, qualche discussione esce sempre. Eh sì, infatti diciamo che avete avuto anche modo comunque di avere equipaggi con altre persone e quindi insomma, com'è adattarsi ad una situazione che è diversa dalla propria situazione familiare? Alice, parlo Io, essendo la pilota, ho corso solo con lei, invece lei che ha cambiato pilota, appunto. a te. Sì, Alessia, tu? Sicuramente quando corro con Alice l'emozione è tanta, sì, è diverso, perché anche la paura è tanta, perché a differenza di quando corro con lei, appunto, se capita qualcosa in primis che non si faccia male, e poi in secondo capitasse qualcosa ci si dà una mano a vicenda. Mentre quando corro con gli altri penso più a fare appunto il mio lavoro, obiettivo navigare come si deve senza commettere errori e poi come va, va. Invece con Alice le preoccupazioni sono mille, ovviamente, anche per i nostri genitori che ci aspettano in prova, comunque cerchiamo sempre di, il nostro obiettivo è sempre di arrivare, però nei rally qualche intoppo può succedere. Eh sì, diciamo che quando siete insieme ci si mette un po' anche il cuore, ci sta, Sì, no? sì. Per Quello noi sì. conta appunto divertirci insieme e più che andare forte, come tanti ambiscono appunto al risultato, noi vogliamo divertirci, non deludere gli amici, i genitori che sono venuti a vederci, gli sponsor, che Sponsor. se non ci fossero loro non partiremmo nemmeno. Quindi è una soddisfazione arrivare in pedana, ringraziare gli sponsor e fare festa. 958 ovviamente. Eh sì, infatti proprio da qui vorrei partire, perché voi diciamo avete iniziato pochi anni fa, perché si tratta proprio poco prima del Covid, più o meno vi siete date alle gare, come appunto sono quelle anche del Piemonte, che è la vostra regione, e quindi avete iniziato, diciamo, più di gran carriera a fare le gare e avete avuto un incontro veramente importante col signor Santero. Esatto, sì. Allora abbiamo fatto la prima nostra gara appunto cercando tanti piccoli sponsor per iniziare, credendo che fosse la prima e ultima forse, dato i costi molto elevati. E ci siamo riuscite e durante questa gara abbiamo incontrato un ragazzo che ci ha seguito tutto il tempo con la sua bici perché lui va in bici da corsa. Tra l'altro lo salutiamo, ciao Dennis. Grazie. E tramite lui, che appunto era già un amico di Gianfranco, ci ha subito preso in simpatia e ce l'ha fatto conoscere, e da lì è iniziato tutto. E quindi, insomma, adesso avete questa bellissima vettura che passa anche dall'azzurro al rosa, ovviamente riporta i colori della Santero e delle bottiglie che è impossibile non identificare. E quindi portate con voi questo importante brand. Vi faccio questa domanda un po' piccantina. Secondo voi il fatto di essere due sorelle, quindi un equipaggio completamente femminile, con un grande feeling, ha un pochetto, diciamo, agevolato questo grande sponsor, perché lo conosciamo veramente tutti, a Sì, supportarvi un po'? certo, soprattutto essendo due ragazze, perché appunto è uno sponsor molto richiesto e noi siamo riuscite subito ad arrivarci, grazie sempre a Dennis, però appunto essendo due femmine in più sorelle, quindi anche lui ci ha preso in simpatia e a cuore, per fortuna. Eh sì, perché Speriamo infatti. che duri ancora tanti anni, ecco. Io penso e spero proprio di sì, perché infatti è una cosa che ovviamente vi auguriamo. Wilsonis vi segue, lo sai, lo sapete, Alessia, Alice, che siamo vostre fan. Riuscite veramente comunque anche a raggiungere degli ottimi risultati. Ed è per questo che io voglio chiedervi quale rally fino ad ora vi portate nel cuore e per quale motivazione. Alessia. Oh. Innanzitutto il rally
più emozionante di sempre per me è stato proprio il primo, il rally del grappolo. Penso che quando siamo arrivati all'arrivo, un'emozione così non è più forte, così non è più successa, perché tutti erano emozionati, i nostri genitori piangevano. Non è stato facile, non sapevamo cosa ci aspettava, anche perché noi non abbiamo fatto alcun corso, né io né Alice, ma siamo partite, io avevo il tempo di prendere la patente perché avevo un mese di patente compiuto, e a marzo abbiamo detto dobbiamo farlo anche noi, siamo andate a vedere il rally Vigneti con Monferrini e abbiamo detto dobbiamo farlo anche noi, basta guardare. Allora sì, il tempo di prendere la patente, fare il corso della licenza con papà che ci ha aiutato a cercare gli sponsor ovviamente, siamo riuscite a partire, ma alla sprovvista, ecco, senza alcun corso. E quindi era proprio una vera avventura. Alla fine è andata alla grande e ci siamo divertite molto. E invece per te, Alice, qual è stato? Anche per te come tua sorella, oppure hai un altro ricordo che porti con te? No, come emozione, il primo appunto è stata l'emozione più grande, perché appunto era tutto così inaspettato. E invece come concentrazione e professionalmente parlando, quando abbiamo iniziato a correre con il 208, che è una macchina un po' più da gara, performante, e la tensione era più alta. Eh sì, perché probabilmente anche le aspettative, diciamo, erano un pochettino più grandi. Intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo, che ci stanno salutando. C'è Sara Zulian che vi saluta. Ciao, ciao Ali. Ciao Sara. Poi c'è, ovviamente, rinnoviamo il saluto a Dennis che vi saluta dicendo ciao Topoline. Ciao Topolino, manager. E poi tantissimi saluti. Anche Elena Grasso manda appunto un sacco di cuori a voi. Abbiamo il tifo familiare anche. Ci sta. E a proposito di famiglia, infatti, volevo proprio chiedervi, insomma, avete avuto un pieno supporto, grandi consigli, insomma, com'è stato prendere, diciamo, i vostri genitori e dirgli ma noi vorremmo fare quello che avete fatto già voi? Alice, parto da te. Ma in realtà sono proprio loro che ci hanno spinto, sembra assurdo ma è così. Anzi, papà che ci ha trovato quasi tutti gli sponsor che avevamo per il primo rally, quindi tutto grazie a lui. Diceva, non è facile trovare gli sponsor per un rally intero, però uno nella vita, è solo che poi uno nella vita non ci è bastato e diventa un vizio. È bravo, è diventato proprio un vizio. È un vizio che comunque, insomma, io, diciamo, volevo appunto chiedervi un pochino dove vi vorrà portare questo vizio, insomma. Che progetti avete per questo 2023 che è appena iniziato? Alessia? Ma allora, noi a causa lavoro abbiamo anche avuto più proposte negli anni indietro per partecipare a trofei, tra cui anche la Hankook ci aveva contattato, che è una nota marca di gomme. E però appunto per il lavoro noi non riusciamo a concludere campionati o trofei, quindi ci limitiamo a divertirci, a correre qua nelle nostre zone, cercare di far conoscere appunto la nostra passione, la nostra storia, però sempre rimanendo nei dintorni di casa, perché uno è già fin troppo a correre, non è un lusso che possono permettersi tutti, e quindi già è bello riuscire a partecipare a queste due o tre gare qua in zona. E poi appunto bisogna organizzarsi con il lavoro, perché parlando sinceramente il rally non porti a casa dei soldi, anzi ne spendi tanti, quindi in primo luogo bisogna lavorare e poi pensare al divertimento, ecco. Eh sì, però invece parlando di sogni, Alice, quale sarebbe il rally che insomma avesse voglia e tantissima tantissima carica di volerlo fare? Ma sinceramente non ci abbiamo mai pensato, perché appunto rimanendo nelle possibilità che abbiamo ora, abbiamo sempre pensato a quello che saremmo riuscite a fare. E quindi partiamo per il Monte Carlo, Ali. Infatti, tanto tra poco c'è questo Monte Carlo, quello sarebbe bello. Eh beh, sì, direi che...
è anche abbastanza tecnico, eh? Sarebbe veramente una bellissima sfida, perché no, insomma, cioè, si può chiedere a Dennis, cioè, direi che insomma, questa richiesta che arriva praticamente in diretta potrebbe essere un'ottima avventura da fare nel 2023, no? Diciamo che è un po' improbabile, però come sogno possiamo metterlo in lista, però rimarrà un mai sogno, credo. Ma mai dire mai, mai dire mai. Alessia, mai dire mai. Mi hai dato anche un po' l'assist per chiedervi innanzitutto il vostro lavoro quotidiano e poi come riuscite, diciamo, ad organizzarvi e se c'è la possibilità di allenarsi per i rally che fate qua in delle vicinanze oppure, diciamo, l'allenamento non è una cosa che seguite. Partiamo da te, Alessia. Allora, beh, sinceramente penso, appunto dove voglio arrivare, penso proprio che Alice sia un talento alla guida perché è una ragazza molto pigra e non le piace andare a provare i rally. Figuriamoci a fare test, che comunque sono un posto grande, però diciamo che andassimo a provare un po' più decise come fanno tutti gli altri equipaggi, potremmo cavarcela ancora di più. Però... appunto, io lavoro in un'assicurazione, quindi ho tutta la settimana impegnata e finisco la sera alle 18:30, quindi ci rimane qualche weekend libero che lo passiamo a scrivere, che porta via gran tempo del lavoro perché non è facile scrivere tutti quei chilometri nota per nota e poi ci prendiamo un'altra domenica che solitamente è quella delle ricognizioni dove facciamo appunto il radar che sarebbe il percorso da seguire durante il rally anche in trasferimento perché non ci sono solo le prove speciali ma appunto sono 200 chilometri tutti dettagliati come dice l'organizzazione bivio per bivio e diciamo che magari per questo 2023 possiamo fare il fioretto di impegnarci un po' di più a scrivere e a fare qualche giro in più sulle prove, ecco. Non è il nostro obiettivo, non è il nostro primo pensiero. Come si può dire, in principio l'allenamento, ecco. Alice, quindi tu confermi di essere pigra, come dice Alessia? Sì. Ma perché come ho spiegato anche a lei, purtroppo invece... durante le giornate in cui si può provare, la strada comunque è aperta e quindi io, non, più che pigra, io non mi fido ad andare forte comunque perché puoi incontrare persone a piedi o altre macchine. E invece non è come durante la gara che la strada è chiusa, quindi puoi fare quello che vuoi. Sì, questo sì, hai ragione. In effetti questo ci permette anche di dire che in realtà appunto la sicurezza prima di tutto, quindi Alice hai ragione che comunque insomma bisogna anche un pochettino tenere conto che quelle strade che sono bellissime da percorrere durante i rally dove appunto si spinge oltre il limite, però giustamente sono anche delle strade che anche se tortuose sono aperte. Esatto. Alice ci dà di leva. Chi ha scritto? Yari, ciao Yari. Ah. Non so in quale versione ci hai visto, però... Che è andata bene. È andata bene. E anche Ben Perosino, che bene. Forza Binelline, quindi un altro fan, Matt Perosino. E, Alice, però non sappiamo che cosa fai tu durante la settimana, insomma, come sono i tuoi impegni? Anche i tuoi ti riempiono praticamente tutta la settimana. Sì, il lavoro comunque è tutta la settimana e io però ho il pomeriggio un po' più libero perché lavoro in un laboratorio di pasticceria, faccio i dolci con la nocciola. Ma buonissimi, sì, veramente. Però comunque essendo che Alessia lavora fino alle 18:30, quando si tratta di rally riusciamo solo a trovarci il sabato o la domenica. Sì, i weekend sono comunque a volte divisi tra vita privata e, diciamo, la preparazione alle gare e le gare, ovviamente. E non è nemmeno facile perché io correndo anche con altri ragazzi, tra cui con Matt Perosino, ciao Matti, e appunto passo magari 3-4 weekend di fila, macchina stradale, ricognizioni, poi rally, poi di nuovo ricognizioni, poi rally. Non è facile organizzare e trovare il tempo di accontentare tutti, ecco, però ce la metto tutta.
Sì, incrociare tante cose non è semplice, però ce la fate alla grande, ragazze. Poi alla fine, vabbè, si dice sempre che comunque le donne sono multitasking, perciò esatto. Fanno un sacco di cose. E volevo chiedere, a proposito di donne, abbiamo iniziato questa bella chiacchierata proprio dicendo che abbiamo perso un attimino Alessia, eccoti, ti abbiamo recuperato tutto. Caduto. Si è tuffato il telefono. Parlando di donne, allora, ci sono più quote rosa adesso, però comunque, diciamo, si è sempre meno rispetto alla proporzione degli uomini che partecipano a rally, in circuito, comunque nel motorsport in generale. Voi cosa ne pensate? Che evoluzione avete visto in questi anni? E secondo voi, una domanda un po' così, che cosa si potrebbe fare per avvicinare più famiglie, più ragazze a questo bellissimo sport? Parto da te, Alessia. Allora, innanzitutto qualche rally, tipo Rally del Grappolo, cui saluto Walter Bugnano. Mi ricordo che quando abbiamo cominciato a correre aveva fatto l'iniziativa che lo shakedown per gli equipaggi femminili veniva offerto dall'organizzazione. E adesso è già una fortuna che in tutti i rally c'è il trofeo femminile, mentre non era così scontato anni indietro, e quindi già è un primo passo. Quindi fare delle iniziative dove magari si possono agevolare le licenze o le iscrizioni, o comunque anche solo il pensiero appunto di uno shakedown, che sarebbe una quota, una percentuale dell'iscrizione, appunto come agevolazione. E invece come mondo del rally non siamo tantissime, ed è per questo anche che la cosa è un po' rara, però vedo anche molto che non è sempre facile anche tra di noi donne sostenerci a vicenda e fare il tifo per tutte, perché vedo che ma anche per gli uomini in questo mondo, però vedo che c'è tanta competizione, tanta invidia. E la gente fa facile parlare, sai, magari dicono ah, perché loro hanno fatto la pagina, fanno le foto, ma dietro tutto questo, dietro anche il fatto di mantenere uno sponsor 3 anni, ci sono appunto delle foto, una collaborazione appunto della pubblicità che va fatta. È tanto lavoro, perché invece che pensare solo alla gara, il sabato tutti ci vedono lì in parco assistenza a fare le foto con la macchina, che non è che in quel momento è la cosa che più vorremmo fare, anzi vorremmo pensare magari a partire per lo shakedown, a ripassare le note, queste cose qua. E tanti invece che capire magari lo sforzo ci prendono un po' in giro dicendo fanno le modelle, non le pilote, non i rally. Però tanto in tutti i mondi l'invidia ci sarà sempre, e come dico sempre ad Alice, bene o male l'importante è che se ne parli. Poi giusto, giusto. Baci. E Alice, secondo te che cosa si potrebbe fare in più di quello che si sta facendo magari? Ma appunto, come ha detto già Alessia, l'iniziativa che aveva avuto Walter Bugnano, l'organizzatore del Rally del Grappolo, era stata una bella cosa, quella di omaggiare lo shakedown per gli equipaggi femminili, e quella può essere già una bella idea. Oppure, non so, qualche giornata dedicata a questo, magari non proprio a un vero rally, per le ragazze appunto che non hanno ancora mai provato, che non sanno di cosa si tratta, per avvicinarle a questo mondo. Eh sì. E anzi, mi sta venendo proprio appunto una cosa. A tutti coloro che si avvicinano e magari vi dicono qualche battuta perché appunto siete lì a fare le foto, il problema è che è proprio quello il momento in cui è utile fare foto e mostrare sui social per far capire che è una cosa possibile, che le ragazze possono farlo, che possono partecipare ai rally non solo come spettatrici, ma bensì possono partecipare. Quindi fate una bellissima cosa popolando la vostra pagina continuamente di post, perché diventate dei simboli, diventate delle testimonial del fatto che rally in rosa si può. Quindi quale cosa migliore? Esatto, ma infatti noi non ci facciamo molti problemi appunto quando facciamo queste foto, post o robe simili, lo facciamo proprio volentieri, appunto non per farci vedere, ma perché ci fa piacere.
E infatti sul fatto della competizione, Alessia, mi ha fatto venire in mente che ovviamente Wilsonis, seguendovi in tutte quelle che sono le vostre gare, i vostri post e i vostri video con molto piacere, mi ricordo di una bellissima foto con molte, molte donne, e quella è stata veramente una, un'immagine che vorremmo sempre vedere, tante donne. Partecipavano a, a quel rally in modo solidale e molto molto partecipative fra di voi. Sì, perché eravamo all'Automoto Retro che organizza appunto la grande sfida, che sarebbe un circuito creato in una piazzolata, ecco, diciamo così, non è proprio un rally, e correva mia sorella, perché si fa senza navigatore, quindi un solo membro in auto, e erano quattro equipaggi femminili che a manche e batterie si andavano a squalificare a vicenda, e anche lì Alice, come diceva Iari, vai di leva, è andata apposta per approfondire la questione leva, e il primo giorno era quarta su quattro ragazze, poi ci ha preso sempre più la mano con dedizione, qualche brai, come dico io, qualche urletto, e finché è arrivata seconda. È stata una bellissima giornata, e salutiamo le ragazze Alice, Martina e Monica, che, con cui abbiamo passato un weekend bellissimo, ci siamo fatte, io ho fatto il tifo a vicenda, sempre per la migliore. Perché i rally sono questo, vince chi va più forte, non chi ha la lingua più lunga. Quindi complimenti ancora a Monica, e con lei abbiamo sempre modo di confrontarci anche in gara e divertirci facendo il tifo una per l'altra. Con Monica è davvero così. Eh sì, questo è proprio un bel esempio che anche le donne fanno gruppo, che a volte, sai, si dice che non si va tanto d'accordo. Purtroppo è vero, purtroppo quello che si dice è la verità, perché noi lo vediamo in questo mondo e non fanno gruppo, anzi cercano di emarginare, di parlare male. Sono poche quelle che sono superiori, come appunto Monica e Alice e le sorelle Poggio, con cui siamo state benissimo un weekend intero. C'è, a proposito, Ale Top Toppino che vi dice: vi ho visto al rally del grappolo, siete fantastiche, continuate così. In diretta. E a proposito di momenti un pochettino più delicati, insomma, ci sono stati dei momenti in cui, diciamo, a parte la questione delle foto magari nei momenti finali dei rally, in cui comunque qualche maschietto, qualche concorrente maschile, insomma, vi ha fatto pesare l'essere donne. È capitato a rally, no, rispondo solo perché ho proprio l'esempio in mente. È capitato a rally di Alba 2021, che avevamo un equipaggio dietro, non mi ricordo bene, comunque non lo conoscevamo. E la sera prima di partire, perché correvamo solo la domenica, dalla domenica mattina, la sera prima di partire viene da me, che sono la navigatrice, e mi dice: mi confermi 2 minuti? Che in gergo tecnico nei rally vuol dire... si parte a un minuto uno dall'altro, vuol dire siete due ragazze, andate talmente piano che mi sarete d'intralcio, ho bisogno di 2 minuti da voi, non di uno. E quindi sì, in sostanza il succo era quello. Il fatto è che i 2 minuti li danno solo quando certificati che uno prende l'equipaggio davanti, perché lo chiedessero tutti ci sarebbero dei ritardi di ore e ore, ovviamente. E purtroppo non ho avuto la soddisfazione di dirgli tu e i tuoi 2 minuti, perché alla fine faceva i nostri tempi, solo che appunto quella lì ci è andata male a noi, sulla prima prova abbiamo rotto i freni e abbiamo capottato, quindi gli abbiamo tolto direttamente il fastidio da subito, ma sono sicura che non servivano quei 2 minuti. Lo aspettiamo a Rally di Alba 2023 comunque. Giusto, non si dimenticano certe cose. Non si dimentica. Alessia, invece tu hai in mente, Alice, invece tu hai in mente qualche altro momento un po'... No, queste, anche diciamo, me era venuto in mente quello. Questo. Esatto. Beh dai, meno male che comunque non sono tanti gli aneddoti. Sì, non capita sempre. Cerchiamo di farci volere bene un po' da tutti, ecco. Alla poi, fine, insomma, se qualcuno ha bisogno, noi siamo sempre le prime disponibili ad aiutare o ad aiutarci a vicenda. Beh, anzi, addirittura è capitato una volta che abbiamo forato
e sono dei ragazzi sono venuti ad aiutarci. Noi urlavamo no, non si può, ma e quindi capiterà. Essendo due ragazze, a volte siamo anche avvantaggiate un po' in quello che se ci capita qualcosa abbiamo gli occhi addosso e qualcuno che ci aiuta lo troviamo. Una mano si trova sempre. Sì. Diciamo. Adesso ho altre due piccole domande per voi, tra cui, allora, abbiamo detto appunto la vostra famiglia faceva parte già dei rally, quindi mamma navigatrice, prima di avere voi, papà pilota, ma avete mai pensato di comporre due equipaggi insieme a loro? No, perché cioè, sarebbe bellissimo, però appunto come abbiamo accennato i costi sono davvero elevati, quindi dobbiamo sacrificare la cosa, o noi o loro. Eh sì, questo è vero, anche perché sareste perfetti, navigatrice, pilota, insomma, sarebbe veramente già sì. Fatto. Magari prima o poi nascerà la sfida tra sorelle, quando si trova un altro sponsor grande, ecco. Esatto. Eh sì. Ultimissima domanda per voi ragazze. Adesso avete una Peugeot 208, ma se si potesse pensare un'altra vettura da utilizzare nei rally a cui partecipate, insomma, terminiamo la nostra chiacchierata con un altro sogno. Lascio la parola ad Alice, che è lei che guida, giusto che decida lei. Va bene, vai, ma guarda che Alessia, poi la domanda si ribalta a te lo stesso, eh? Non è che Alice parti tu. Allora, se si può procedere con i sogni e se si avesse un budget illimitato, ovviamente attualmente la macchina più performante è la Skoda R5, oppure come usa anche un'altra ragazza che corre ed è molto brava, Rachele Somaschini, lei usa la C3 R5 e anche quella lì deve essere una bella macchina. Quindi se si potesse sognare sarebbe quello. Alessia, cosa ne pensi? Saresti d'accordo? No. Aia. No, ho detto con un budget illimitato, Alessia. Sì, infatti io con un budget illimitato non correrei su appunto una di quelle macchine lì. Mi piacciono molto di più le macchine, diciamo, aspirate. Quelle lì sono già macchine nuove, turbo, che è più facilotto guidarle e sicuramente non sarei in grado. Però dovessi correrci io, sia da navigatrice che da pilota, rimango sul Super 1600, che è la mia macchina dei sogni. E è un Clio Super 1600. Sì, rimani un po' più contenuta, diciamo, dal sì, punto sì, di vista. Sì. È la macchina dei sogni, quella delle emozioni, non per vincere, ma per emozionarsi. È vero, è vero. Matti, se mi segui, pensaci tu. Giusto, brava, facciamo annunci che ci stanno anche frecciatine, magari prima o poi diventa realtà. Se non si prova, insomma, siete anche esempio di determinazione, quindi direi che se non si prova non si riescono a vincere certe sfide. Esatto. Cioè, Ale Top Toppino, non mollate mai, mi raccomando. Così leggiamo proprio tutti. Sarebbe un sogno vedervi su una Skoda R5, lui ovviamente. Ho visto che è un po' più su quello che dice Alice, diciamo. Ecco. Sarà un intenditore. Quindi. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere state con noi. Per noi è stato un grande piacere, ovviamente vi seguiamo e insomma vorremmo vedervi un po' più spesso e tifiamo per voi e per tutti i vostri sponsor, ovviamente. Grazie per averci invitato e per il supporto di sempre. Ci fa tanto piacere appunto il vostro sostegno e il sostegno di tutti, appunto gli amici che ci seguono, è fondamentale. Grazie a tutti. Ed è importante, importante veramente che manifestate sempre la vostra passione e determinazione perché arriva e quindi continuate così. Grazie mille Alessia e Alice Binello per essere state con noi. Un grande in bocca al lupo e un salutone a tutti coloro che ci hanno seguito. Mi raccomando, martedì prossimo, nuova puntata. In bocca al lupo ancora, ragazze. Grazie, ciao.